Ringraziato che tutto ha funzionato questa volta. Allora ripeto, le prime due serie femminili naturalmente ripeteranno la gara al termine dell'attività maschile. Qui abbiamo avuto Giulia Sbordone di Udine, brava, davanti a tutte per un soffio, poi naturalmente con la classifica valgono i tempi, si tratta di serie. Abbiamo fatto partire quasi tutto, vero Presidente? Ricordiamo le prime due serie, devono comunque sempre ritornare alla call room, all'addetto concorrenti, poi entrano come hanno già fatto prima. Siamo ora a seguire la gara dei maschi, i 60 ostacoli maschili. Allora abbiamo anche qui tre serie naturalmente, perché si tratta sempre di 5 atleti nella prima serie, 4 atleti e 4 atleti nella seconda e terza. Vediamo se abbiamo qualche misura di lungo, ad Elena abbiamo qualcosa, abbiamo Jordan Campidelli. Abbiamo molte misure sopra 4 metri, vediamo la misura 4,12 al terzo salto di Jordan Campidelli. Vediamo Mattia Giraldo al salto in lungo, scusate, Vito Diaz, scusateci, salto buono. Tanto le inquadrature della nostra diretta web stanno seguendo il salto in alto. 1,34, Margherita Rizzi, seguiamo la giornata. Tanto abbiamo gli atleti pronti della prima serie, quindi andiamo a chiamare la prima serie dei 60 metri ostacoli ragazzi, ossia due Collins e Bo Pedimone. Corsia 3, Stephen Lomagimana Padova. Corsia 4, Luca Tocchi, Venezia. Corsia 5, Alessio Sommatal, Belluno. Corsia 6, Michele Brunetti, Trieste. Pronta la prima serie, vorremmo aver risolto tutti i problemi tecnici legati appunto all'impulso dato. Ecco, viene richiamata allo start la bandiera in pista libera. Aspettiamo la conferenza ufficiale, ma mi pare sia corretto. Sì.
contento dell'attività dell'AI Diavolo. Sì. Bravo, facciamo un altro applauso. Facciamo un aggiornamento dei primi quattro, dei primi quattro misure del giorno dell'8 con Michele Simona del Vortex, propedeutico, il Vortex. 56-87 di la gara Michele Simonato di Venezia. Anzi no, abbiamo ancora una misura migliore, attenzione, di Vicenza, Tocco Virgine Cosmin 57-22. Ragazzi, quando parliamo del Vortex, siccome sono lontano, se dovete fare un applauso, fatelo serio, se no non vi sentono. Facciamo ancora un saluto a Simone Adamo a Trento, 52-08, terza misura, e Giuseppe Cattelà, 50-12, Curvado. Queste le quattro misure per il momento al Vortex. Allora, comunicato ufficiale da parte della giuria, le prime due serie dei 60 ostacoli femminili, ragazze, devono essere ripetute, quindi le atlete sono già presenti, mi fa di capire. Dopo la gara maschile, vedo le ragazze sorridenti, quindi vuol dire che non sono scioccato, secondo me no, più no, non sei tanto contento, ma sì, dai, due volte l'occasione di avere l'applauso della nostra TV una per due volte, quindi abbiamo le ragazze pronte per questa ora. Abbiamo invece già allineati, velocissimi, gli atleti componenti della seconda serie, che andiamo a presentarvi, ossia due. Ossia due, Giulio Sperotto, Vicenza. Ossia 3, Massimiliano Vanonna, Venezia. Ossia 4, Matteo Ferrari, Trento. 5, Mattia Spada, Verona. Abbiamo anche gli amici di Verona che fanno, cominciano a entrare in gara anche come tifosi. Bravo. Inquadratura anche per il centro del peso nella diretta streaming. Un po' lontano, purtroppo, la pedana del peso, silenzio, attenzione alla partenza. Partite, attenzione. C'è Paolo Paolo nelle due dossier centrali, la 3, la 4, il corso prevale 30. Matteo Ferrari di qualche centimetro a 8, naturalmente le nostre sono solo delle supposizioni perché siamo anche un po' spostati. Abbiamo anche tre misure nel lungo per il momento. Per il momento abbiamo un bel 5,15 di possiamo dirlo già un po' prima. Possiamo svelare questi risultati, dai, ormai c'ho il foglietto. Allora, Mamalam Erve di Pordenone in testa nel lungo, 5,15. E poi abbiamo 4,85 di Mattia Ghiraldo, Padova, 4,66 di Gio Vittor Dias del Verona. Queste tre misure, grazie ai ragazzi che ci portano un po' di risultati, perché è impossibile seguire 5 anni per grado. Sta per partire la terza serie dei 60 ostacoli, dopo vedremo la ripetizione delle prime due serie femminili. Allora, hanno passato nel salto in alto il 1,40 m le atlete di Udine, Treviso, Verona, Padova, Belluno e Bolzano. Queste sono le atlete rimaste in gara a 1,40 esattamente, Kelly Mocoro, Adele Tonutto, Rebecca Pavan, Margherita Rizzi, Paola De Cesaro e Linda Herrick a 1,40 m sono in gara.
getto del peso, credo sia la prima, il primo giro, forse il secondo. Comunque abbiamo queste misure molto vicine, queste tre atlete, ma davanti a tutte c'è Barchisù con Paolo di Vicenza, 10:40. Seconda misura, per il momento ricordo sono misure temporanee, diciamo così. Lisa Gregori con Gregori di Verona, 10:22. Terza misura, 10:02, Giovizza Semenzato. Giovizza Semenzato. Siamo alla terza serie, la presentiamo, si sta accostando Nicosia 2, Mattias Sulzenbacher Bolzano, Nicosia 3, Edoardo Capolin Treviso, 4, Nicola Florindo Revigo, Nicosia 5, Andrea Perdesio Unie. Ultima serie, la seguiamo anche in diretta web, grazie alla regia di Nicola Condei. Mentre seguiamo anche il salto in alto. Partiti, dicevo il salto in alto e ci siamo accostati con una rossa diretta, viene in vantaggio per la corsia 3, la diretta di Treviso, corsia 3. Edoardo Capolini. Vengono preparate nel sottotitolo ostacolo. Allora qui ragazzi hanno bisogno di un particolare incitamento perché è una un bis che le ragazze ci concedono, loro malgrado naturalmente, quindi vediamo il conto. Però così abbiamo modo di avere naturalmente il risultato che sappiamo possono ottenere e noi soprattutto possiamo verificare. Abbiamo visto questa serie, aspettiamo
seconda serie. Attenzione, anche Kelly Okoro ha sbagliato però 1.43, siamo già alla misura successiva, 1.40, quindi più o meno è consolidata la classifica delle ragazze, o meglio la situazione delle ragazze che hanno superato l'1.40, vediamo se abbiamo un aggiornamento. Questo è il Vortex, attenzione, un gran risultato, si è migliorato moltissimo, non è ancora il suo record personale, con ben 60 metri e 74, Venezia Michele Simonato. A 10 centimetri di distacco, quindi 57-22, Coco Virginia Cosmin di Vicenza, e gli altri risultati in quel momento non sono stati migliorati. Attenzione, siamo pronti per la seconda serie. Ragazze, le chiamiamo. Corsia 2, Arianna Peretti, Trento. Corsia 3, Giulia Pivetta, Pordenone. Corsia 4, Mariana Privellaro, Vicenza. Corsia 5, Anna Benetti, Verona. Anche per loro vale la stessa situazione di prima, dovete fare un tipo speciale. Thank you.
altezze, 260 metri piani. Allora facciamo la presentazione di corsia 1, Nabilatu Sambare Padova, corsia 2, Chiara Gardani Bona, corsia 3, Anna Morgiato Padova, corsia 4, Elisa Bisantina Venezia, corsia 5, Arianna Cortina Pelluno, corsia 6, Sofì Aniacau Trieste. Vediamo la bandiera, chiede lo start, bandiera bianca. Siamo pronti? Ok, viene data la bandiera bianca. Intanto abbiamo avuto la sticella, abbiamo la sticella 1,46, è già stata superata da Rebecca Pavanna di Verona, quindi la sticella continua a alzarsi naturalmente. Vediamo 39 e 10 e 19. Abbiamo 41 e 10 adesso il numero 1, Lorenzo Fenti di Belluno, però ricordiamo che qui le misure sono anche bene più importanti, abbiamo visto. Ecco le atlete pronte vicino ai blocchi, abbiamo l'ultimo tentativo 1,46, attenzione in alto, Kelly Ocoro.
corsia 4 Maria Marcel Lozano, corsia 5 Federica Corubolo Udine, corsia 6 Sara Busato Treviso. Thank you.